Grazie Presidente, signori, veramente avete una breve replica, infatti quando passa del tempo dopo diventa difficile riprendere il discorso, la parola viene data sempre dopo 2 ore della richiesta della replica. Quando si parla tra giovani e non si comprende il significato delle parole, secondo me è grave, perché i giovani di questo Consiglio Comunale sono disorganizzati e confusionali, e soprattutto discontinui. Non mi riferisco a te, allora mi riferisco a noi in generale, perché se fossimo più organizzati probabilmente non permetteremmo tanti abusi. Vediamo, gli scandali, a mio avviso, in questa città sono ben altri. Gli scandali e la vergogna sono quelli che si fanno nelle stanze chiuse, davanti a 2, massimo 3 persone, non sono certamente quelli che si vanno a votare in Consiglio Comunale. Se tu fossi stato un attento lettore di quotidiani, sapresti bene che l'elezione del revisore pugliese è stata solo una testimonianza. Il revisore pugliese infatti quella nomina non la voleva, non l'ha mai accettata, e per di più, anzi, ha anche dimesso prima di accettarla, ha dichiarato con documento la propria disponibilità a non accettare la nomina. Poi diciamo la testimonianza di cosa, se mi chiederai, la testimonianza che il Consiglio Comunale, proprio sulla testa tua, sulla testa mia, ma come quella di tanti giovani, non potevano passare disegni già stabiliti. Perché c'era un disegno di un'altra parte, un'altra corrente, un'altra maggioranza, più minoranza, che si andavano a votare loro. È stata una provocazione, è stata una battaglia politica, non l'altro. Devo essere solo chiaro sotto questo aspetto. Ma noto che la demonizzazione dell'avversario è divenuta un'azione assai frequente. Perché questo mi fa male, lo dico con dolore, questo Consiglio Comunale resterà nella storia per tutte le questioni personali che si sono succedute, per le cattiverie. E se volevamo pesare e non perdonare ogni parola che si è detta, dovevamo fare secondo me una querela in ogni Consiglio Comunale. Detto questo, io dico che quindi, e spero di porre fine veramente a questa assurda vicenda, che non è possibile discutere ancora oggi, a distanza di consigli comunali, di una nomina mai accettata. Non è possibile che tutti diventiamo giudici e non avere anche, neanche la forza di ricorrere al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale. Nessuna nomina, ti dico che nessuna disposizione di legge e nessun decreto può esimerci da quelli che sono i nostri doveri, i nostri diritti di fronte a ciò che c'è il diritto di essere amministratore, quello di poter votare. Quindi cortesemente se la prossima volta ci vorrebbe evoluti
di queste comunicazioni. Grazie. Inoltre, no, lei ha detto che ha comunque, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, a titolo personale, io voto a favore del rinvio, non per le questioni tecniche menzionate dal consigliere Bene, ma per quanto riguarda una questione politica espressa dal sindaco. E in merito che vorrei dire, signor sindaco, io faccio parte, io dico un po' della libertà e di questa maggioranza. Quindi quando c'è una scelta fatta da lei che è il capo della maggioranza, non si preoccupi, perché comunque la condivido in pieno per sostenere lei e noi e dare una mano a questa città a riprendersi. Però le voglio ricordare che questa decisione di rinvio era venuta già da una parte il giorno 19 aprile nella prima seduta del Consiglio Comunale. Purtroppo lei e quant'altro in quella circostanza ha deciso di non andare per il rinvio, di votare, e siamo arrivati dopo 30 giorni ancora a rinviare. Il che vuol dire che quando noi in quella riunione la mattina prima di scendere il Consiglio Comunale eravamo proposti di Dio, perché ci avvertivamo che in quella seduta, essendoci delle divergenze politiche sul tavolo della maggioranza, le avremmo potute risolvere in tempi stretti. Siamo arrivati a 30 giorni, poi ce ne serviranno altre 10 per la ricomposizione, facciamo 4, otteniamo il bonus, e dopo non ci abbiamo le risoluzioni. Io volevo dire, ma giusto un passaggio lo dico qui davanti a tutti, lo dico così come anche davanti a tutti. Lei in ultima riunione di maggioranza ha alzato un po' di tono su una mia esternazione dicendo che io faccio parte dell'area, componente, gruppo, non c'era. Guarda, dobbiamo finire di alcune cose. Allora, signor sindaco, io la invito veramente a pensarci un attimino sopra a un discorso di questioni personali magari non le conosce, tra lei e non c'era, però non la invito che quando le viene suggerito qualcosa non è una questione per chi è scappato di una componente della scelta, ma se non è da 30 giorni ancora potrebbe dire, perché già sapevamo che in quella seduta non era possibile votare e invece siamo arrivati a bocciare quel rinvio e a rinviare